Ci sono dei stati che, diciamo, come Andorra, come Monaco, la Francia, anche la Turchia, ci sono anche altri stati, Belgio, che uni degli oro, di questi stati oppure non hanno firmato, oppure non hanno ratificato, oppure entrambe le situazioni. E praticamente la nostra relazione si vuole indirizzare a questi stati per tirare di nuovo un maniglio d'emergenza per quanto riguarda la necessità di fargli firmare questa convenzione quadro. Perché? Perché noi siamo arrivati alla conclusione che la convenzione quadro è l'unico strumento che permette la promozione e la protezione delle minoranze nazionali dappertutto nel mondo. Ci sono dei casi, come domandava anche lei, ci sono dei casi in cui alcuni stati non rispettano il diritto, per esempio, di offrire alle minoranze la possibilità di studiare nelle loro lingue. Oppure ci sono dei casi in cui le minoranze non possono esercitare il diritto civico, diciamo, per essere presenti nell'amministrazione, per poter mantenersi il loro diritto di rivolgersi alle autorità giuridiche nella loro lingua. E ci sono dei casi in cui le minoranze nazionali non hanno la possibilità di studiare in scuola nella loro lingua madre. E per questo noi proviamo di offrire di nuovo a questi stati la possibilità di capire qual è l'importanza della Convenzione quadro.